Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito anche ieri sera e che lo fanno oggi e che lo faranno tutti i giorni con Radio Marte, con Marte Sport Live, voce di popolo, voce ai protagonisti, voce al campo, perché ormai ci siamo. Oggi rientreranno praticamente tutti i nazionali del Napoli, ne sono già rientrati sei, si sono già allenati, quindi diciamo che Spalletti può lavorare più che bene su una formazione completa, su una formazione concreta, su una squadra che, come ha detto Koulibaly nell'intervista rilasciata a DAZN, è cresciuta molto nella testa grazie a Spalletti. Questo lo avevamo già visto, ce ne eravamo accorti, lo sapevamo e abbiamo avuto la conferma attraverso uno dei grandi protagonisti di questo Napoli. 081 63 63 63, 339 666 9990 per i vostri messaggi scritti e vocali. Comincia un ciclo importante per il Napoli, lo ripeto, è vero che l'allenatore dice che le partite si contano una alla volta, ma noi guardiamo oltre e dobbiamo immaginare che Spalletti abbia comunque organizzato il suo lavoro in modo che il Napoli nelle prossime 8 partite possa rendere molto di più di quello che abbiamo visto per esempio contro il Verona. Non so se c'è Andrea Falco, non c'è Andrea Falco, allora andiamo avanti. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono: 081 63 63 63, 339 666 9990. Tra poco ci collegheremo con Milano e andremo anche a sentire che aria si respira da quelle parti per capire soprattutto se l'Inter teme questo Napoli, se avendo lo scudetto sul petto può permettersi di entrare in campo a testa alta, ma soprattutto vediamo negli scontri diretti. Questa è una squadra che non è che ha fatto grandi cose, quindi per questa ragione io immagino che il Napoli stia preparando con dovizia di particolari per entrare nei difetti della squadra. C'è Lello al telefono, buongiorno. Ciao, buongiorno Raffaele e buona giornata. Grazie anche, sì, a te. Hai detto bene, il Napoli è chiamato ad un periodo cruciale e per questo secondo me due cose vanno fatte. Una secondo me è recuperare qualche giocatore che è stato sottotono, ad esempio Zielinski, sì, anche motivarlo di più e tutto il resto, perché Zielinski nell'economia del gioco del Napoli è estremamente fondamentale ed è il giocatore che ci può far fare la differenza rispetto ad altre squadre. E poi l'ambiente, perché io continuo a leggere critiche sterili, inciuci, stupidaggini che non fanno bene. Ma tipo squadra. Quali sono gli inciuci? Ultimo Lozano, che ha detto una fesseria in termini, ma non si può su quello creare un problema di carattere mediatico, anche perché i ragazzi di oggi che giocano a calcio, i calciatori, sono in tempo reale in contatto con tutti questi social e quindi sono condizionati, anche perché sono molto fragili, da tutte queste... Guarda, tu sei una voce fuori dal coro, perché la pensano tutti quanti diversamente da te. E io la penso come gli altri, perché se un calciatore gioca con il Napoli, e il Napoli è una squadra che conta milioni e milioni di tifosi, deve stare attento quando dice qualcosa relativamente alla squadra per la quale gioca, dalla quale percepisce uno stipendio e in base alla quale lui viene amato dalla gente. Lui non può dire io sto bene nel Napoli ma punta a una squadra più grande, ma per carità, l'ambizione appartiene a tutti noi, però se la deve tenere per lui, non lo, sì, può dire pubblicamente, non lo può fare, caro? Sì. Vabbè, comunque. No, vabbè, non apriamo il dibattito, tu hai detto la tua, io ho detto la mia, quindi tu la pensi in un modo, io la penso in un altro. Ciao Raffaele, Andrea, sono Gigi. Riguardo le dichiarazioni di Lozano, perché chiediamo ai calciatori di vedere il Napoli come il Real? Sono solo professionisti che ovviamente oltre all'ambizione economica ne hanno anche una sportiva, ma ci mancherebbe, però una cosa è avere l'ambizione, una cosa è esternarla. Ve lo ripeto, esternare certe cose in una realtà che vive di calcio, che vive di Napoli, non è possibile. Cioè, io credo che si faccia un autogol, diventa un boomerang, poi devi andare a spiegare, poi devi andare ulteriormente a confrontarti. Ma perché? Basta dire io sto nel Napoli, benissimo. Poi un giorno
si vedrà se andrò in un'altra squadra, se chiuderò qui. Cioè, queste cose necessitano di un po' di tatto, altrimenti le persone vanno in grandissima difficoltà. Io non ho capito se c'è Andrea Falco o no. non c'è, quindi è sparito Andrea Falco. Vabbè, da adesso lo andiamo a prendere da chi l'ha visto. Allora, io vi chiedo anche un'altra cortesia. Quando questa squadra ha dei momenti di flessione, noi dobbiamo capire che sono dei momenti, perché dopo 12 partite io credo che il Napoli abbia meritato una considerazione soprattutto dai propri tifosi. Cioè, se si pareggia contro il Verona in quella partita disgraziata giocata da una squadra che tra l'altro mette in difficoltà tutte le big, io credo che bisogna capire che ci può stare, perché in un campionato non è che le puoi vincere tutte, devi pensare a perderne poche, soprattutto quello. Chi c'ha il telefono? C'è Fabio, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Sempre complimenti. Grazie, troppo gentile. Ti volevo chiedere, credo che abbia letto le successive dichiarazioni di Lozano, poi credo di ieri sera o stamattina, dove in qualche modo ha cercato di addolcire un po' la dose, nel senso che diceva: non ritratto quello che ho detto, però voglio restare a Napoli a lungo, sono qui la mia famiglia, gli amici miei sono qui. Non avete un po', non so, un po' una forzatura, poi il secondo, insomma, la seconda uscita che ha fatto sembra un po' come fosse un po' devi farla, perché qua si sta un po' agitando l'aria, insomma, devo sapere un po' il tuo parere. Sì, io l'aria la vorrei che si agitasse soltanto per le questioni legate al campo. Fortunatamente adesso il campionato ricomincia e il Napoli potrà dimostrare di essere quella squadra ambiziosa, oltre le ambizioni dei propri calciatori singoli, ambiziosa in quanto gruppo, perché quest'anno veramente si potrebbe ripetere quella lotta per lo scudetto che c'è stata con il Milan negli anni Ottanta. E io vedo, sentendo anche la voce di tanti protagonisti, che c'è proprio voglia di vedere un altro duello in vetta che non sia sempre la Juve col Napoli, la Juve con l'Inter, la Juve col Milan, la Juve con la Roma. No, un anno senza la Juve credo che ce lo meritiamo. Questa è la premessa. Vi ricordo 0816363 339-666-9990, messaggi scritti e vocali. Adesso però pubblicità e poi apriamo un ospite. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, allora, per parlare di Inter-Napoli oggi abbiamo un grandissimo protagonista della nostra professione, del mondo dei giornalisti, ma anche uno dei migliori interpreti del ruolo di opinionista all'interno delle trasmissioni sportive. Buongiorno a Sandro Sabatini. Ciao Sandro. Ah, sinceramente pensavo che fosse un altro. Così, pensavo che era un altro, però, capito? ho detto a Raffaele, non l'hanno avvertito che ci hai sono ragione. Io collegato. Scusami, che... Mario, ma perché hai chiamato Sandro Sabatini? Dovevo chiamare quell'altro lì, dai, mi hai fatto fare una brutta figura. Vabbè, dai. Come stai, Sandro? Tutto bene? Tutto bene, tu Raffaele? Io tutto a posto, sono ansioso di vedere questa partita che secondo me sarà bellissima tra Inter e Napoli, due formazioni che hanno una logica di calcio un po' diversa tra di loro, credo, vedendo anche il rendimento dell'Inter che contro le grandi non ha mai vinto quest'anno, basta ricordare Atalanta 2-2, Lazio ha perso 3-1, Juventus 1-1, Milan 1-1. Diciamo che il pareggio potrebbe essere il risultato più logico per questa gara, o il Napoli può avere questo scatto d'orgoglio, addirittura imporre la propria leadership e dire: no, guardate che noi siamo in classifica e vogliamo puntare allo scudetto. Ci credi a questa cosa? Ci credo, però devo dire che sono abbastanza prudente su qualsiasi previsione per questa partita, per un motivo semplice che ti spiego. Se fosse stata la partita di un mercoledì successivo all'ultimo turno di campionato, avrei detto, devo essere sincero, che avevo visto meglio l'Inter. Sì. Perché nel derby contro il Milan per 70 minuti l'Inter è stata molto presente, solida, padrona. Il Napoli non si poteva dire altrettanto nella partita contro il Verona, bisogna essere sinceri, anche se il Verona poi abbiamo imparato che è una squadra che dà problemi a tutti.
Adesso con i nazionali, che siano gli africani del Napoli o i sudamericani dell'Inter, comunque c'è questa incognita di quando torna, di come stanno, sì, gli infortuni che sono maturati durante questi giorni, e quindi io faccio un po' fatica a capire che partita sarà. Una cosa è sicura, considerato come si è sentito trattato, ma anche ben retribuito, diciamo le cose, sì, come stanno, Luciano Spalletti da Marotta. Credo che Spalletti abbia in mente di fare un figurone a San Siro. Il dentino avvelenato, dicesi così? Sì. Sai, Raffaele, arrivò Marotta e dopo 2 mesi ci fu la famosa passeggiata di Conte in via Monte Napoleone. È normale che Marotta, che Spalletti se lo ricordi questo episodio, insomma. Poi è stato ben retribuito, Come no? A ricaricare le pile, ad allevare struzzi, a quanto pare. Lui fa anche questo nella vita. È tornato bello a posto, pronto. Però se lo ricorda. Allora, nell'Inter non ci sarà De Vrij ed è un'assenza importante, Sandro. Poi bisogna capire anche come staranno Dzeko, Bastoni, che hanno rimediato qualche fastidio muscolare. Quindi non lo so, io oggi il Napoli, recuperando anche Manolas per esempio e tutti quanti gli altri, avendo anche riposato, perché il Napoli pareggiò contro il Verona la 7ª gara in 2 settimane, un po' di affaticamento c'era. Io sono favorevolmente portato a pensare che il Napoli faccia una grande partita a Milano. Anch'io. Sì, ma però anche l'Inter può fare una grande partita, ecco. Sì. Perché guarda, io credo che il punto debole dell'Inter sia soltanto quella statistica che tu hai giustamente citato, sì, quella degli scontri diretti, però io non credo che ci si trovi di fronte a una squadra che fallisce tutti gli scontri diretti, anche perché al di là della solita frase che ogni partita fa storia a sé o qualcosa del genere, io credo che l'Inter comunque vadano letti, vadano interpretati anche tutti i risultati di quelle partite lì, ecco. E non sempre quasi mai è stata un Inter sotto come punteggio. Invece il duello in panchina tra Spalletti e Inzaghi, non pensi che lì ci possa essere un pizzico di differenza a favore del Napoli? Sì, lo penso sinceramente, perché è un duello molto bello, molto preparato, e credo tutto sommato anche un duello che in passato ha fatto direi piacere a Spalletti, sì, molto più per esempio del duello Simone Inzaghi Allegri, che insomma c'era Simone Inzaghi che dava sempre del filo da torcere. Invece Spalletti contro Simone Inzaghi tutto sommato si è trovato sempre abbastanza bene, quindi è un bel duello. Ma in generale, ripeto, io credo che sia una partita piena di aspettative, una partita che vale lo scudetto, perché comunque lo scudetto, sì, è una lotta a 3 quest'anno, Napoli con le 2 milanesi, l'Inter non è fuori. Certo che l'Inter, per essere dentro questa lotta a scudetto, dovrebbe battere il Napoli, deve battere. A proposito del Milan, il giorno prima, la sera prima, giocherà all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. È vero che alla Fiorentina mancheranno 2 centrali, forse 3 difensivi, però è altrettanto vero che con il tecnico italiano questa squadra ha fatto un salto di qualità e può mettere in difficoltà chiunque. Sì, sicuramente. Poi ti dico che se per la Fiorentina le partite durassero un tempo, probabilmente vincerebbe, lotterebbe per vincere lo scudetto, perché l'italiano è un bravissimo allenatore. È chiaro che qualcosa c'è da rivedere. Comunque, se tutte le volte la squadra cala, se non addirittura crolla nel secondo tempo. Riguardo al discorso in generale, capito, sul valore della squadra, io per quello ho detto Inter, Milan e Napoli, non in questo ordine, per lo scudetto. E sulla Fiorentina è chiaro che esiste una Fiorentina con la coppia centrale Martinez Quarta e Milenkovic, è chiaro. Anche Nastasic è fuori perché ha avuto questa lesione al soleo, quindi e gioca praticamente Venuti e Igor. E Igor, immaginare Venuti Igor non contro Ibrahimovic, ma anche semplicemente contro Giroud e Rebic, insomma, ti viene da pensare che il Milan abbia di fronte una Fiorentina più agevole
diciamo, rispetto a quella che ha trovato lo stesso Napoli, peraltro. Poi vedremo Milan e Napoli a gennaio come si comporteranno quando mancheranno i loro africani, perché anche il Milan perderà Kessié e Bennacer soprattutto, mentre il Napoli, diciamo, che avrà un danno enorme con Koulibaly, Onghissa e Osimhen, che rappresentano la spina dorsale della squadra. Ecco, in quel mese il Napoli deve dimostrare di non perdere contatto con la vetta e di essere comunque in grado di dare vita a un rush finale che potrebbe essere avvincente tra marzo e aprile. Sì, sicuramente, sicuramente. Però da qui a gennaio, sai, vediamo anche come si mette la classifica. In ogni caso hai fatto bene a dire, ecco, è uno, però vedi Raffaele, è uno dei motivi per cui io l'Inter faticherei a vederla fuori dalla lotta scudetto. Sì. Hai ragione. Anche perfino in caso di risultato negativo domenica, perché comunque a gennaio l'Inter non avrà, il Napoli e il Milan saranno inevitabilmente penalizzati dalle assenze, e questo non succederà con l'Inter, che peraltro come squadra sudamericana tipo la Juventus è stata abbastanza penalizzata, l'Inter, quando ci sono state le partite successive al turno sudamericano di qualificazioni. Ecco. Bene Sandro, noi sentiremo il tuo commento a caldo direttamente domenica sera 23:30, sì. Pressing, no? Sì. Se mi dai il permesso, sì, perché tu sai, capito, che dopo la presentazione che mi hai fatto, capito, io posso lavorare solo con te, Raffaele, perché sei l'unico che poi mi presenta in quel modo. Non quindi... è così. Non è così. Però se mi cedi in prestito a Pressing, mi tocca andare. Prestito senza diritto di riscatto, prestito secco, poi si torna qui, si torna sempre qui. Ciao Sandro, grazie, ciao sempre tutti. E buona ciao, giornata, ciao. Grazie al grande Sandro Sabatini. Prima di andare in pubblicità, sentiamo qualche messaggio vocale. Buongiorno Riemma, buongiorno. Ciao. Andrea Dalello da Quarto. Coi si bisticcia da Zan, Sky, Mediaset, ma a me mi mancano le tue telecroniche. Comunque voglio vedere proprio domenica Valeri come si comporta, se vediamo. Fischia tutto e ammonisce, vediamo. Ed espelle come fece in Bologna Milan, o fa correre come fanno tutti quanti contro Osimhen. Ciao, guarderò proprio lui domenica. Ma io più che Valeri voglio vedere come si comporta Aureliano, che è il VAR. Vedremo se sulle circostanze nelle quali Valeri non riesce ad avere l'occhio di falco, se lui sarà attento a proporgli di andare a vedere le immagini sul monitor. Sai, c'è una differenza anche di peso tra i due arbitri, a volte il VAR viene un po' intimidito dall'arbitro in campo. Messaggi vocali? Raffaele, sai che cosa non capisco? Cosa? È perché hai mai sentito un giocatore, anche nella squadra più scarsa che abbiamo in Serie A, di dire io andrei a giocare in un'altra squadra? Cioè, io vorrei capire perché nella squadra del Napoli permettono questo. Sì, o perché non c'è una persona di riferimento, non lo so, possono permettersi di dire quello che vogliono. Non ho mai sentito un'altra persona, c'è un altro giocatore di un'altra squadra parlare in campionato in corso. Sì, è vero quello che dici, però è anche vero che adesso non è che dobbiamo gettare la croce addosso a Lozano. È giusto stigmatizzare quello che ha detto, e lui, sapendo di aver detto una cosa non corretta, ha scritto anche un post su Instagram e ha detto: a volte le mie parole possono essere prese dal contesto reale, qualcuno con un desiderio diverso da quello di dare l'interpretazione corretta le travisa. No, caro Lozano, noi non abbiamo travisato proprio niente, perché noi abbiamo sentito la tua voce e hai detto: io sono in una squadra competitiva come il Napoli, ma un giorno voglio giocare in una squadra más grande. Ma l'hai detto, non è che abbiamo travisato. A me sta roba qui mi fa arrabbiare più delle frasi pronunciate. È come abbiamo travisato? C'è la tua voce, hai parlato in maniera chiara, ma vuoi vedere che dallo spagnolo all'italiano abbiamo travisato? Ma guarda, non c'è lingua più simile all'italiano dello spagnolo. Quindi su questo io non mi sento proprio di attribuire un'attenuante generica a Lozano. Hai sbagliato e basta, non c'è problema. Poi dice: non è mia intenzione chiarire o ritrattare qualcosa che non ho detto, mi interessa di più che i fatti parlino da soli. Questi fatti: vivo a Napoli, i miei figli crescono, imparano e fanno amicizia a Napoli, gli amici di mia moglie sono napoletani. Sono tutte cavolate. Ma che vuol dire i tuoi figli vivono a Napoli? Ma dove dovrebbero vivere? Scusa, dove dovrebbero vivere? La città del Messico, tu stai qua e loro stanno là.
Ma è normale che stai a Napoli, c'hai amici a Napoli, che stai bene in questa città. Ma chi ti ha detto il contrario? Però hai detto che un giorno vorresti giocare in una squadra più grande. Tu l'hai detto, io non ti condanno che se lo pensi, ma non lo puoi dire ad un popolo di milioni e milioni di appassionati che muoiono per il Napoli e se hanno un euro lo spendono sul Napoli. Quindi hai sbagliato, ti capisco, ma non dire che abbiamo travisato le tue parole, perché sbagli due volte e a quel punto io, per quanto mi riguarda, non ti perdono più se pensi di dire che noi siamo dei rincoglioniti che travisiamo le tue parole. Ci fermiamo adesso e poi andiamo a sentire anche un po' di arbitri, vai. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Voi state scrivendo e messaggiando tanto sulla questione Lozano. Lozano sbaglia nel dire non devo ritrattare una cosa che non ho detto. L'hai detto, Lozano, tu l'hai detto, ma io non ti condanno per questo. Io ti condanno perché dici che non l'hai detto. Non è la prima volta che Lozano si lascia andare a considerazioni di questo tipo. All'epoca disse, dicevo a mia moglie, io a Napoli che ci sto a fare? Ma cioè, voglio dire, ma nessuno dice che tu un giorno non devi andare a giocare al Barcellona o al Real Madrid. Spero che ti prendano, così vuol dire che il Napoli prenderebbe un po' di soldi dalla tua cessione. È puerile, perdonami se dico, ma io sto a Napoli, vivo a Napoli, mio figlio è a Napoli, mia moglie c'ha amici napoletani. E che amici doveva tenere tua moglie a Napoli? Amici veronesi? Amici palermitani? A Napoli che amici trovi? Che amici trovi? Quelli di Napoli. Che cosa strana, eh? Perciò dico, Lozano se tace adesso è meglio, deve far parlare il campo, perché lui è un ottimo giocatore, io l'ho sempre apprezzato e vorrei che facesse di nuovo quello che faceva prima, perché ora non lo sta facendo. Sentiamo qualche messaggio vocale prima di andare al telefono. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Ho appena sentito il messaggio che Lozano vorrebbe giocare in una squadra più grande. Io ti dico solo una cosa, che secondo me se ambisce a giocare in una squadra più forte del Napoli deve migliorare di parecchio le sue prestazioni. Quello che diciamo. Se no, altrimenti può ambire solo a giocare in una squadra di un livello più basso. Inferiore a Napoli, ma questo è sempre forza Napoli. È una valutazione correttissima da parte di questo amico, perché se tu non migliori le tue prestazioni, uno, Politano gioca sempre più di te. Due, veramente puoi giocare in una squadra inferiore al Napoli, perché tante squadre migliori del Napoli io sinceramente oggi ne vedo veramente pochissime. L'arbitro della partita Inter-Napoli sarà Valeri di Roma, e un ex arbitro di Roma ce l'abbiamo al telefono. Massimo De Santis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Stai bene, Massimo? Benissimo, devo dire, ci difendiamo bene. Dalla voce si sente e si intuisce. Stai seguendo il campionato, come sta andando questa classe arbitrale che è molto controversa e contestata? Dicono che gli arbitri bravi non ci sono più, sei dello stesso avviso? Un po' dobbiamo fare una riflessione un pochino profonda. Sì. Sicuramente possiamo dire che forse mancano arbitri di personalità. Perché per quanto poi riguarda la parte tecnica atletica, devo dire che sta facendo un buon lavoro Gianluca Rocchi, come peraltro lo ha già fatto in precedenza Nicola Rizzoli. Mm. Il punto cruciale credo e ritengo che sia questo benedetto utilizzo del VAR nella maniera più corretta, e quella nel modo in cui tutti quanti gli sportivi e gli amanti del calcio si possono aspettare, e cioè quello che al termine della gara non si debba stare a fare la moviola della moviola. Però questo purtroppo non sta accadendo, perché secondo me ancora non sono stati oliati determinati meccanismi per i quali io credo che bisogna fare un passaggio decisivo all'interno della classe arbitrale. Dire che l'arbitro bravo da quello meno bravo lo possiamo tranquillamente andare ad individuare per quello che dimostra sotto l'aspetto tecnico, sull'andamento dei 90 minuti, sulla gestione disciplinare e sulla personalità e sul carisma che ha sui calciatori. I singoli episodi che avvengono in area lasciamoli chiaramente a quello che è lo strumento televisivo.
laddove c'è l'errore dell'arbitro bisogna avere il coraggio di andarlo a correggere. Ah, vedi, questo, quindi tu sei per un intervento del VAR che abbia anche una preminenza sull'arbitro, perché se io al video vedo che tu hai sbagliato una cosa, va corretta. È così o no? Capito bene, Massimo? Ma è questo l'utilizzo. Oggi non possiamo andare a vedere tutti quanti rilassati sul divano il televisore e vedere dal replay che è un chiaro evidente fallo e l'arbitro che o non viene richiamato perché ci sono delle condizioni che secondo me devono essere superate, o eventualmente pure se viene richiamato va a vedere e decide per il contrario di quello che dovrebbe essere la normale decisione, si dà adito a polemiche che oggi uno strumento del genere dovrebbe completamente eliminare. Abbiamo delle situazioni controverse dove purtroppo anche rivedendo i replay entriamo in difficoltà per decidere, ma questo è il calcio, però possono essere quei 2, 3, 4 episodi l'anno e lì a quel punto subentra la discrezionalità. Però sai, Massimo, il chiaro ed evidente errore, questo è un non è più permesso, secondo me non deve essere più permesso, perché non possiamo con l'utilizzo del mezzo televisivo finire una partita con polemiche su un episodio tra chiaramente deciso in maniera errata. Qual è la maniera errata? Per esempio ti pongo due casi: l'intervento di Dumfries su Alexandro, per il quale fu assegnato il calcio di rigore grazie al VAR, quindi lo considerò un chiaro ed evidente errore, oppure quello di Kier, non mi ricordo su chi, che fu praticamente lo stesso intervento ma per il quale non fu assegnato il rigore, cioè due interventi uguali, per uno c'è stata una valutazione e per l'altro no. Qual è il chiaro ed evidente errore? Perché il tema è questo, allora che cosa succede? È normale che il mezzo televisivo ci fa mancare delle cose che l'arbitro percepisce in campo, l'intensità del fallo, il tocco, se effettivamente gli crea un danno che non gli permette più di effettuare la giocata, e queste percezioni le ha l'arbitro. Però quell'arbitro che ha quelle percezioni dovrebbe mettere insieme a quello che è stato il suo vedere in quel momento nell'immediatezza, con il supporto dell'immagine adesiva, arrivare a una decisione che sia quantomeno quella più vicina alla realtà. Che cosa possiamo dire? Per dire, si è discusso molto sul rigore che fu concesso da Orsato. Secondo me lì in quel momento Orsato ha preso la decisione. Di quale rigore parli? Con la Roma, Juventus Roma. Sì, okay, che è un caso un po' complicato. Quello è complicato, però secondo me Orsato ha preso la decisione giusta, perché nel momento in cui avviene il calcio, il fallo, Orsato non vede più il pallone, perché in quella frazione di secondo gli scompare il pallone e vede il fallo, è anche bravo a vederlo, fischia e in quel però momento Massimo, io sono andato a leggere la regola e la regola stabilisce che più si è vicini alla porta più l'arbitro deve aspettare prima di capire come finisce l'azione. Lui non ha aspettato manco un istante, non voglio dire che lo ha fatto apposta, ha sbagliato, per me ha sbagliato. Però guarda, ti parlo da arbitro, questo certo. È il regolamento. Poi quando in quel momento sei in campo e stai arbitrando una partita delicata e importante come Juventus-Roma, l'arbitro in quel momento sta vedendo, è concentrato, ha percepito e ha indovinato lui che il fallo c'è, perché è stato bravo quel momento, per cui in quel momento da arbitro, da essere umano, ti si blocca il momento della concentrazione, vedi quello, per cui lui ha fischiato. Poi è normale, ha concesso un calcio di rigore, quindi vuol dire ha dato l'opportunità. Ma lui non ha sbagliato, io dico, lui quello è un errore comprensibile. È una decisione che io mi sento di sposare con Orsato. Poi sicuramente poteva essere più fortunato nell'immediatezza, anche perché poi ti dico una cosa: che cosa sarebbe accaduto se Orsato in quel momento dà il vantaggio? Ma il vantaggio avviene però da un tocco di mano del giocatore della Roma. Quindi faccio poi? Diventava una cacciara, hai ragione. Diventava poi un
Per cui secondo me in quel momento lui ha preso la decisione giusta. Poi la polemica ci può stare, ma ha dato il vantaggio, certo, non vantaggio. Vabbè, e c'è una situazione. Vediamo però sì, Inter-Napoli, sì, Massimo, perché la partita è stata affidata a Paolo Valeri, che è un ottimo arbitro, perché se vedo la sua carriera, lui il maggior numero di gare le ha arbitrate con la Juventus 37, con il Milan 35, con l'Inter 34 e con il Napoli 32, quindi le quattro più forti le ha sempre arbitrate tanto. E c'è anche un bel equilibrio tra Inter e Napoli, 18 sì, vittorie Inter, 19 Napoli, 9 pareggi Inter, 5 Napoli, 7 sconfitte Inter, 8 Napoli. Quindi secondo te è la scelta giusta per questo big match Paolo Valeri? Allora, Paolo Valeri è un arbitro che sicuramente poteva fare anche di più a livello internazionale, sicuramente non è stato in grado di dare quel qualcosa in più che secondo me aveva. Io lo conosco da ragarbi, era in promozione, sì, quindi lo seguivo, si allenava con noi e ha sempre avuto grandi doti, mm, sia fisiche sia di rapporto. Secondo me gli è mancato quel qualcosa in un momento di crescita che qualcun altro invece ha avuto e l'ho anticipato. Infatti non ha avuto a livello internazionale la carriera, sì, che può essere, che poteva eventualmente avere. In campo italiano è un arbitro sicuramente di sicura garanzia, è un arbitro che ha arbitrato molti big match, è tranquillo, sicuro, per cui sono convinto che è stata una scelta azzeccata. E poi lasciamo perdere che i 90 minuti poi ci possono stravolgere tutti i nostri pensieri, però almeno sulla carta quantomeno il designatore, quindi Gianluca Rocchi, certo, ha scelto una garanzia per una partita che è difficile e che oggi potrebbe già dare un primo segnale su quello che sarà poi l'andamento del campionato in termini futuri. Certo. Perché il Napoli oggi secondo me è la squadra da battere. Non, quindi quella maggiormente candidata. Io ritengo che oggi Spalletti stia facendo un grande lavoro, la squadra gioca e gira e la vedo più concreta rispetto a quello che può essere oggi quella più vicina che è il Napoli, che è il Milan, scusa. Sì, va bene Massimo. E quindi ecco, facciamo in bocca al lupo a Paolo Valeri affinché, certo, possa uscire vincente dalla gara. Infatti. Che sia decisa esclusivamente non dal bisogno di Davarra, ma sia esclusiva decisione di quelli che saranno i gesti tecnici dei calciatori. Se tu avessi avuto il VAR, sa quanti errori avresti evitato, Massimo? Ma guarda, io devo dire che già torno indietro, già ne facevo pochi, devo dire. Qualcuno di più. Qualcuno importante era, però c'è stato. Normale, fai le partite importanti, gli errori sono importanti, quindi è questo. Però devo dire, è vero che avevamo giocatori diversi, era un calcio migliore rispetto a quello di, certo, oggi, con campioni diversi, era più difficile anche, vero, perché sicuramente avevamo, certo, giocatori di maggiore personalità, esatto, però magari avessimo avuto noi di quella generazione, infatti, il VAR. Pensa che Cannavaro avrebbe avuto un gol in più se ci fosse stato il VAR. No, avrebbe avuto un gol in meno perché era calcio d'angolo e quindi di conseguenza non sarebbe stato concesso il calcio d'angolo. Ma gli hai annullato un gol che era regolare, per carità, in area di rigore. Sì, però proveniente da un calcio d'angolo che non c'era. Che non c'era, ecco, quindi è una sorta di compensazione involontaria. Però questo è il VAR, io sarei andato tranquillamente, esatto, a vedere, esatto, VAR in questa situazione, ma come tante altre. Ma gli arbitri di personalità ci vanno al VAR e non fanno manco fatica ad ammettere che hanno sbagliato. Quelli sono gli arbitri. Ma qual è il problema? Ma oggi è questo il problema. Devono cambiare la mentalità dicendo non è un errore, è una correzione e la presa di decisione giusta per quello che è avvenuto in campo. Dobbiamo cambiare proprio il modo di ragionare, secondo me. Massimo, grazie, buona giornata, grazie presto. A voi, buona grazie, giornata. Grazie, grazie. Massimo De Santis, ex arbitro di Serie A, tra i più discussi, ma era anche tra i più bravi, bisogna anche ammetterlo. Lui è rientrato nel grande calderone di Calciopoli, però come arbitro, secondo me, era tra i migliori. Dobbiamo fermarci e poi dopo parliamo anche di Maradona. Vai. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Allora, siamo tornati in diretta per questo rush finale, sentiamo anche un messaggio vocale tra tanti che sono arrivati. Per quanto riguarda Lozano, siamo sempre alle solite, i calciatori fondamentalmente parlano,
alcune volte non si rendono nemmeno conto di quello che dicono, perché giusto, i calciatori sono fatti così. Oltretutto poi qualcuno dovrebbe far notare a Lozano che per adesso lui non gioca titolare nemmeno nel Napoli, quindi si dia una svegliata, perché in questi ormai 3 anni è più quello che ha avuto che quello che ha dato. Comunque, e a mannanz, o pensiamo pure a Lozano, forza Napoli, Fabio. Ma è giusto pensare a Lozano, perché Lozano, mentre a Napoli dice di voler andare al Barcellona, mentre un'altra persona qualche anno fa dal Barcellona venne al Napoli, e questo è Diego Armando Maradona. Mi piace parlarne oggi con il coordinatore della redazione di Repubblica Napoli, Ottavio Ragone. Buongiorno Ottavio. Buongiorno a voi, buongiorno. È una considerazione da farsi, no? Mentre uno veniva dal grande calcio, è venuto al Napoli che all'epoca lottava per non retrocedere e gli ha fatto vincere scudetti, Coppa UEFA, Coppa Italia, tutto, gli ha dato una dignità che prima non aveva. Sentire queste parole di Lozano un po' fanno male ai tifosi. Io non so tu cosa ne pensi, che valutazione dai. Eh beh, certo, sì, in questo periodo in cui tra l'altro il Napoli, so che in questi casi bisogna essere sempre scaramantici, non dire mai, non dare nulla per scontato assolutamente, però insomma in cui il Napoli sta dando delle belle prove, sembra una squadra molto, voglio dire, molto di squadre benedetta. Più forti del Napoli in giro non è che ce ne sono tantissime oggi, sì, Ottavio. Infatti. No, insomma è un anno particolare e quindi sicuramente colpisce il contrasto che hai evidenziato, sì, è vero. A proposito di Maradona, avete realizzato un libro bellissimo che stamattina ovviamente ho preso, il nostro Diego un anno dopo. È un libro di grande qualità, Ottavio, lasciamelo dire, ti faccio i complimenti, perché ho letto cose molto interessanti, non più la solita celebrazione, ma qualcosa che va anche oltre e che va a toccare gli aspetti della vita di Diego a Napoli. Sì, ti ringrazio e devo dire, diciamo, mi dispiace dirlo, perché insomma bisognerebbe essere sempre modesti, però anche io sono molto contento del risultato raggiunto. Mi sembra veramente un bel libro, sia per i contenuti sia tipograficamente, per le foto di Riccardo Siano, molto molto bello, e che sicuramente aiuta a riflettere. Poi la cosa di cui sono particolarmente contento, Raffaele, intanto tutti gli interventi di alto livello, scritti molto bene, un'opera un po' anche letteraria, e poi sono contento perché il taglio è quello di prendere dell'eredità di Diego Armando Maradona l'aspetto positivo e di cercare di attualizzarlo nella realtà di una Napoli che sta cambiando. Ecco, questo secondo me è una cosa positiva, che è un modo giusto per ricordare e onorare la memoria di Diego Armando Maradona, al di là delle celebrazioni che guardano al passato, che non ci trovano favorevoli. Invece, dandogli un senso di futuro e di prospettiva, soprattutto con l'idea appunto dei campetti nelle periferie, secondo me è un'operazione che può essere positiva. È un'analisi corretta la tua, io la sposo in pieno. Ottavio, tra l'altro bisogna dire, è un bellissimo sforzo del vostro meraviglioso giornale, perché non si paga un centesimo in più per avere questo libro oggi. Sì, allora Raffaele, guarda, la fatica è immensa, devo dire la verità, ogni volta fare questi prodotti in un periodo anche di difficoltà, come sappiamo, della carta stampata, è veramente una sfida e una prova che ci dà enormi soddisfazioni, ma che comporta una grandissima fatica. È un po' come navigare contro corrente, però noi lo facciamo perché crediamo in un'informazione a 360 gradi che segue ovviamente, come giusto, le nuove tendenze digitali, ma che anche rafforzi nella misura in cui è possibile la carta stampata e la lettura dei libri anche nella versione cartacea. Ecco, noi ci crediamo in questo, e soprattutto il fatto di darlo gratis sicuramente comporta uno sforzo enorme che noi riusciamo a realizzare col sostegno di sponsor che credono in noi. In questo caso capofila sono sempre e come sempre l'Università Federico II, con cui c'è proprio, certo, una partnership, perché per me la Federico II è l'eccellenza, è il meglio
che abbiamo, è il meglio in tutti i campi, e io ci tengo moltissimo a questo rapporto con l'Università Federico II. Poi ci sono grandi gruppi bancari, c'è Unicredit, e ci sono poi tante altre realtà aziendali importanti della Campania che volta per volta ci sostengono in questi sforzi e ci consentono poi di regalare, che in realtà è un libro di 200 pagine a colori, tipograficamente è anche un bel oggetto, devo dire, con una bellissima copertina disegnata dai nostri art director a Roma, sì. E è tutto gratis, onestamente. Un bello sforzo, ma noi ne faremo anche altri, perché fondamentalmente, Raffaele, come te, noi ci divertiamo. È così, hai ragione. La nostra soddisfazione, quando uno si diverte, sopporta ogni fatica. E infatti i giornalisti prima erano così, adesso sono un po' cambiati, e quindi è cambiato anche il lavoro. Non lo so. Io ormai non sono anziano, però comunque sono più che maturo, però per me c'è sempre l'entusiasmo di quando eravamo ragazzi. Poi ti ricordi, abbiamo iniziato insieme, io mi divento sempre come allora, non è cambiato anche niente. Io anche per me non è cambiato niente. Mi piace ricordare che l'Università Federiciana è la più longeva d'Europa. Per chiudere rapidamente, Ottavio, domenica Inter-Napoli, diciamo che a fine stagione sarebbe bello ricordare la memoria di Maradona con quello che Maradona vinse, non è che vogliamo mettere mani avanti, però diciamo che... No, io, Raffaele, non lo so, vado in difficoltà, mi hanno detto che assolutamente in questi casi bisogna essere scaramantici, quindi non voglio essere io a violare la regola, però mi piace la squadra, mi piace il clima che c'è, e mi piace perché incrocia anche un clima positivo nella città. Sono quei momenti di rottura di Napoli, dove Napoli gira su un asse diverso. Quindi, insomma, io sono fiducioso, ma scaramanticamente non dico niente, però c'è una chimica positiva, secondo me, nell'aria, per la città e quindi anche per la squadra, molto positiva. Poi è chiaro, bisogna essere bravi a cogliere le opportunità, certo. E accogliere queste cose, però io l'avverto questa sensazione positiva, più viva nell'aria, ecco. In questo senso sono ottimista, poi vediamo ovviamente. Va bene, Ottavio, grazie, buon lavoro e ancora complimenti per il lavoro che avete realizzato. Grazie a te, Raffaele, a tutti voi, buona giornata. Grazie ad Ottavio Ragone, che è il coordinatore della redazione di Repubblica Napoli. Dobbiamo fermarci, dobbiamo salutare, e adesso comincia un'altra grande ora di Marte Sport Live dedicata ai protagonisti. Ci sarà, come al solito, Gianluca Gifuni a raccontarvi tutto quanto sta succedendo intorno al Napoli nella previsione di questo big match di domenica. Noi ovviamente ci risentiamo domani. Ciao. Marte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete.